Grazie, bentornate sul canale, video dei preferiti del mese di maggio, che in realtà non è stato maggio ma era novembre, però ho provato alcune cose nuove, alcune cose invece sono delle cose che ho usato per tantissimo tempo e di cui voglio parlarvi, quindi cominciamo subito. Allora, prima combo di prodotti, come avete notato da qualche video, se ve ne siete accorti, comunque ve l'ho fatto vedere su Snapchat e mi pare anche su Instagram, io ho tolto il gel e ho iniziato a fare il semipermanente. L'ho fatto una volta, poi l'ho tolto, il semipermanente lo faccio io, vi avevo fatto anche un video in cui appunto vi mostravo come farlo, ve lo linko sotto se lo trovo perché è un video vecchissimo. Perché ho tolto il semipermanente? Perché Essie ha lanciato dei nuovi prodotti. E sono questi qui, sono praticamente degli smalti normalissimi che ha fatto in vari colori, che vanno abbinati al loro top coat. Praticamente, da quello che ho capito io, la fusione chimica di questi due prodotti garantisce una durata di una decina di giorni. Durante questi 10 giorni, tra virgolette, si può riapplicare il top coat e quando si devono rimuovere, si rimuove tranquillamente con lo smalto. Io adesso ho questo rosso, che è il numero 270, si chiama Rock the Runway, da 5 giorni e praticamente, a parte un dito, ma so anche perché si è sbeccato, perché ho fatto proprio un movimento, ho tolto un'etichetta, quindi me la sono andata a cercare, tutto il resto delle mani sono perfetti e ha tantissimi colori carini, in più secondo me sono per chi non vuole fare il semipermanente perché per varie ragioni ha paura di rovinare le unghie o comunque perché si stufa dopo una settimana e vuole cambiare colore, tipo me in questo periodo, secondo me sono un'alternativa ottima. Io adesso ho questi di Essie perché ho provato questi, so che sono usciti anche di altre marche. Ah, e ovviamente non hanno bisogno della lampada, quindi per cuocere. Secondo prodotto di cui voglio parlarvi, ho iniziato ad usarlo da 10 giorni. Ed è un prodotto nuovo di Pupa, la linea praticamente dei solari, si chiama Super Attivatore di Abbronzatura 3 in 1, preparatore, acceleratore e prolungatore. Allora, io ovviamente vi farò il video sui solari come ogni estate d'abitudine. Sono ancora un po' indecisa su che solari comprare, cioè non li ho comprati ancora tutti. Questo qui però appunto di Pupa nella linea solare mi ha ispirato. Non tanto perché io voglio diventare nero carbone o perché non voglio proteggermi al sole, bla bla bla, assolutamente no. Ma perché avevo letto su una rivista che sono uscite tantissimi brand che hanno formulato questi preparatori. Praticamente io questo l'ho acquistato e lo sto utilizzando come crema corpo dopo la doccia, quindi o la mattina o la sera, tendenzialmente faccio la doccia la sera perché ho più tempo poi per mettermi la crema. Se lo uso, se faccio la doccia la mattina non mi metto nessun tipo di crema perché in 2 secondi devo essere vestita, quindi non mi posso spalmare. Comunque la sera io lo sto usando come crema corpo su tutto, dal collo praticamente in giù. Dicono che può essere usato anche sul viso, ma sinceramente anche no. E appunto io come preparatore lo sto usando perché questo dovrebbe attivare e stimolare la produzione della melanina per un aspetto sano e naturalmente abbronzato, preparare la pelle e l'abbronzatura ottenendo un colore uniforme che crea una base, riduce i tempi di esposizione al sole, prevenire i danni di esposizione al sole, idratare e nutrire quotidianamente la pelle. Allora, secondo me è un ottimo idratante, un'ottima crema corpo. Poi, se mi abbronzerò di più rispetto agli altri anni, lo scopriremo solo vivendo, però ve lo volevo segnalare perché appunto i solari Pupa hanno un prezzo bassissimo, quindi se avete letto anche voi qualcosa o comunque volete preparare la pelle all'abbronzatura, io sto facendo così, nella speranza che arrivi l'estate e possa usare i solari, perché di sto passo li uso il 1° agosto, perché non c'è una giornata di sole, o meglio, c'è il sole quando io vado a lavorare. Come vado a lavorare io, vanno a lavorare tutti, quindi la domenica poi nuvolo. Vabbè. Prodotto per la doccia. Super bottiglione. Allora, è un po' opaco perché evidentemente l'acqua della mia doccia è un po' calcarea. Comunque questo bagno doccia di Alchemilla Eco Bio. Allora, Alchemilla mi ha inviato alcuni prodotti da provare, io li sto provando. Mi hanno inviato alcuni prodotti per il corpo, i capelli, che sono ottimi, però voglio parlarvene meglio. E questo coso che è un bagno schiuma che si chiama Sensual, perché la profumazione si chiama proprio così, Sensual. Mi sembra che ci sia anche il latte corpo. Beh ragazze, ha un profumo buonissimo.
Poi ne basta pochissimo perché fa tantissima schiuma. Io, vedete, sono arrivata qui, ma lo sto usando praticamente da più di 2 settimane. E è vero che ogni tanto alterno anche qualche altro bagno schiuma, però la maggior parte delle volte uso quello, perché pur essendo è molto concentrato, quindi sulla spugna ne metto pochissimo, mi schiumo completamente il corpo, mi sciacquo, la pelle è super morbida, non a me di solito a cavallo poi dell'estate, col fatto che c'è il polline, quindi sono un po' un soggetto leggermente allergico, quello che mi usciva sempre, che mi esce tendenzialmente sempre, è la pelle che mi prude, e quindi il prurito proprio cutaneo, e con questo devo dire di no. In questo momento, facciamo le corna, no. Un altro prodotto, questa volta per i capelli, che sto usando è questo olietto di Nashi Argan. Allora, io questo l'ho acquistato dal mio parrucchiere. L'ultima volta che sono andata a togliere un pochino del biondo dello chatouche, quindi ho fatto un bagno di colore, mi chiedete su Instagram che cosa faccio, e in realtà non faccio una tinta, ma faccio un bagno di colore, un riflessante che mi applica da questa parte, da questa altezza in giù, quindi non vado a toccare il colore sulle radici. E mi ha dato per usava tutti i prodotti Nashi, aveva questo profumo di quest'olio pazzesco, e io nelle precedenti volte me ne ero già innamorata ed è buonissimo. In più è un olio composto appunto da olio d'argan e olio di semi di lino. Io ne applico una quantità minuscola e poi vado a passarlo così sulle lunghezze, soprattutto quando ho i capelli umidi, quindi appena tamponati, ma anche i giorni successivi, tipo oggi non l'avevo ancora fatto, nei giorni successivi proprio come idratante. Devo dire che oltre a profumarmi tantissimo i capelli, mi toglie un po' l'effetto crespo. E poi io ne avevo sempre sentito parlare benissimo di questi prodotti, ho preso la misura piccolina, che è da... quanti ml sono? 30 ml, l'ho pagata sui 13 euro se non ricordo male. Un altro prodotto cosmetico, e qui inizio a parlarvi un pochino delle maschere che ho acquistato da BB Cream Italia. Io questo mese amo follemente questa, che è la Wine Therapy Sleeping Mask della Olika Olika. Allora, io vi avevo fatto il video in cui spacchettavo, praticamente avevo ricevuto l'ordine che avevo fatto da BB Cream Italia, vi facevo vedere tutte le maschere che ho usato. Mi avete detto che le maschere da notte coreane, comunque questo genere qui, che si applica sulla pelle dopodiché si va a letto, in realtà andrebbero applicate sulla skincare serale, mentre io, quindi qui mi correggo, vi avevo detto di non applicare la vostra skincare ma il tonico e andare a letto. Già quando l'avevo fatto così mi era piaciuta moltissimo, la mattina la pelle era morbidissima, uniforme, questo aspetto comunque sano, rimpolpato, che mi era piaciuto molto. Ho fatto invece come mi avete detto voi, quindi l'ho applicata a fine della mia skincare e sono andata a letto ancora meglio, quindi grazie che mi avete corretta. E fra tutte le maschere che ho provato, ogni tanto la sera faccio da cavia, mi provo queste maschere in foglio che avevo acquistato, sinceramente non le ho ancora provate tutte, ma fra tutte quelle che ho provato, compresa questa, ad oggi ricomprerei questa, perché secondo me quelle in foglio, comunque con gli animaletti eccetera eccetera, sono carine, ma alla fine la mattina dopo io non mi sono accorta di niente, mentre quando faccio questa vedo la differenza. Questo giro non ho un profumo del mese, perché sono fresca dal video dei profumi che vi ho fatto vedere, quindi valgono ancora quelli che alterno, anche perché caldissimo non ho ancora fatto, non mi sono ancora comprata nessun profumo nuovo, quindi valgono quelli. Ma vi faccio vedere una candela, e questa ve l'avevo fatta vedere su Snapchat, della mia candela preferita del momento. È una candela di And Other Stories e si chiama Saison Vert. Ed è praticamente, lo so che è fuori stagione, è quello che sto per dire, però profuma di chiodi di garofano da morire. Questa la tengo sul comodino in camera, quindi la sera, mentre inizio a cucinare, quindi mi preparo la cena, la accendo in camera, quindi quando poi vado a letto la mia stanza è profumatissima, ha questa profumazione calda, speziata, che a me rilassa tantissimo e mi piace. Poi devo dire che la qualità delle candele di And Other Stories è buona, perché se vedete, quando bruciano le candele hanno un'ottima qualità, se non fanno gli scalini. Se fa lo scalino è una candela media,
medio-bassa, mentre questa qui non ha scalini perché ha bruciato completamente in maniera uniforme, quindi sono buone. Sicuramente ne proverò altre. E poi mi piace anche il vasetto. Quando mi rimarrà questo vasetto, adesso devo vedere che cosa ci farò. Forse un portapennelli, boh. Comunque, stavo pensando che se vi interessa, scrivetemelo sotto, volevo girarvi un video sulle profumazioni per la casa, sulle candele che ho io e su quello che utilizzo in casa la sera, comunque quotidianamente. Quindi se vi interessa fatemelo sapere che mi organizzo. Film del mese, serie TV non c'è, però vi dico che ho tolto Netflix, perché tanto ormai non guardavo più nulla, non c'erano più serie TV che mi piacevano, e sono passata a Infinity TV, dove devo iniziare a guardare da, credo stasera, o domani, Hannibal, la serie TV, e sono super gasata. In più ci sono anche tanti film carini, mentre su Netflix ce n'era un pochino meno. Comunque il primo mese è sempre gratuito, vediamo se mi piace, me lo rinnovo, se no tolgo anche quello. Mentre il libro che sto leggendo è questo qui di Chiara Gamberale, si chiama Adesso. Allora, io lei l'ho scoperta tramite un libro di Gramellini, Avrò cura di te, che era appunto scritto insieme a Chiara Gamberale, quindi ero curiosa di leggere un suo libro. Devo dire che è un po' particolare questo, dovete arrivare più o meno a dopo la metà per capire se vi piace o meno, però non faccio spoiler perché magari se lo volete leggere io non vi dico nulla. Comunque devo dirvi che a me sta piacendo molto, lo devo finire, e fatemi sapere se vi è piaciuto e se di lei avete degli altri titoli da consigliare. Ultima cosa che vi faccio vedere, sperando che non si... che adesso vado, torno a mettere in frigo, è un cibo. Ed è questo burger con verdure 100% vegetale senza glutine agli asparagi. Allora, la marca è Cotti in Tavola. Riverfruit, ed è praticamente una linea appunto biologica che io acquisto al Carrefour, e fa questi hamburger in tantissimi gusti. Il mio preferito è questo agli asparagi, e sono anche belli grandini. Vedete, è un hamburger praticamente grande così, e io mi faccio sempre l'hamburger con il pane e le patatine fritte, perché evito di mangiare carne, ma io non mangio carne praticamente mai, se non quando vado a cena fuori, ogni tanto mi viene lo sgribizzo, la mangio, però generalmente tendo a non mangiarla. E quindi mi volevo segnalare questa linea qui anche per chi magari ha problemi di intolleranza o allergia al glutine. Adesso il Carrefour sta sfornando un sacco di queste chicche, quindi mi andava di condividerle. Adesso vado a metterle in frigo. E niente ragazzi, anche con questo mese abbiamo finito, noi ci vediamo al prossimo video. Se avete richieste di video che vi piacerebbe vedere, scrivetemele sotto, perché ultimamente sono un po' priva di idee. Ci vediamo al prossimo. Ciao!